Buongiorno a tutti da netmotiv.it. È finalmente arrivato il momento di recensire anche l'InMotion V11. Questo è il primo veicolo ammortizzato di InMotion, e non solo, è anche il primo veicolo da 18 pollici della nota casa produttrice. Il suo lancio avviene in concomitanza dell'uscita del KS-S18 di Kingsong. Sono due primi veicoli ammortizzati presenti sul mercato dei monowheel e, come è giusto che sia, l'attenzione si è rivolta in modo particolare nei loro riguardi in questi ultimi mesi. Ma adesso iniziamo elencando le caratteristiche tecniche di questo V11. Potenza motore di 2200 W, uno pneumatico da 18 pollici per 3. Dispone di pacchi batterie contenenti ben 80 celle per un totale di 1500 W, che dovrebbero garantire fino a un massimo di circa 120 km in condizioni di guida ottimali. La velocità massima, prevista al suo raggiungimento esclusivamente in aree private e sportive, è di circa 55 km/h. Il peso complessivo è di circa 27,5 kg. E adesso, come sempre, passiamo alle impressioni di primo impatto, ovvero quelle al tatto e visive. Devo ammettere che dalle foto di preview pubblicate qualche mese fa dalla casa madre, ero rimasto molto perplesso dall'impatto estetico, ma adesso, avendolo tra le mani, non posso far altro che elogiarne la bellezza. Nel suo genere in stile adventure, le linee sono veramente azzeccatissime. Come abitudine di InMotion, dal punto di vista costruttivo è ineccepibile. È molto solido, gli incastri tra le scocche sono ben realizzati e le materie prime scelte sono di primissima qualità. Sicuramente rifinito ancora meglio dei veicoli precedenti di InMotion. Mi riferisco in particolar modo per l'abbandono della delicata finitura lucida di V10 e V8. Il veicolo è ovviamente dotato di un impianto luci LED anteriori ed è il più potente mai visto su monowheel. Azionando il LED abbagliante si attiverà infatti una ventola per il raffreddamento dell'impianto luci, che molto probabilmente è anche di supporto al sistema di ventilazione forzata di tutto il veicolo. Sembra essere il faro di una motocicletta moderna ed è veramente fantastico. Come vediamo, è il primo InMotion che mette a disposizione finalmente una porta USB per la ricarica di dispositivi mobili esterni. È inoltre dotato di due connettori per dimezzare la ricarica dei pacchi batterie. È presente il classico tasto Lift Sensor in Motion per il blocco motore temporaneo e ovviamente la maniglia trolley per il trasporto, che è piccola ma veramente funzionale, solida e ben studiata. In dotazione c'è anche un semplice ma utile cavalletto estraibile. Apparentemente le pedaline sembrerebbero essere state riciclate dal V10 o dal V8F, ma in realtà sono più spesse, leggermente più robuste, anche sugli attacchi dei mozzi. Peccato solo siano nere lucide, si rigano infatti solo a guardarle. Ma adesso andiamo a farci un giro e vediamo come si comporta su strada. Lo abbiamo già detto, è un veicolo molto pesante. Non è sicuramente una ruota nata per il freestyle. Il posizionamento basso dei pacchi batterie, però, a differenza del V10 e del V8, lo rendono più stabile e piantato sull'asfalto ad andature elevate. La presenza di un pneumatico generoso, inoltre, ne incrementa la sicurezza alle alte velocità. Il motore è veramente molto potente, fluido e reattivo. Ne deriva un'ottima esperienza di guida che ci consente, nonostante il peso importante, di effettuare grandi accelerazioni e variazioni di velocità anche ad andature sostenute. Su asfalto piano e liscio, il veicolo è molto piacevole da guidare. Nonostante la stazza e il peso molto elevato, il posizionamento delle pedane alte viene in aiuto anche nei cambi di direzione rapidi ed improvvisi. Possiamo quindi dire che ciclistica e motore sono abbondantemente promossi. Ma arriviamo a parlare invece del punto focale di questo prodotto. Abbiamo accennato in precedenza che è uno dei primi veicoli ammortizzati e proprio per questo motivo ha attirato molte attenzioni insieme al Kingsong S18. Osserviamo bene la composizione e il funzionamento dell'impianto di ammortizzazione.
Come vediamo, è regolabile attraverso la presenza di quattro valvole per regolare il sag, ovvero l'insaccamento della sospensione, ed il rebound, che stabilisce la durezza e la velocità di riestensione della sospensione dopo la compressione. Come possiamo notare, tutto il sistema di ammortizzazione interagisce principalmente sul movimento delle pedane ed una parte di appoggio dei polpacci. È stato adottato un sistema molto strano. Già dalla presentazione avanzai le mie perplessità. Il blocco del sistema di ammortizzazione, infatti, comprende solo una piccola parte del veicolo, ovvero quella destinata al posizionamento del rider. È un po' come se su una motocicletta applicassimo la sospensione solo sulla sella del veicolo, o su una vettura fosse inserita soltanto sotto il sedile. Pensando anche a veicoli più leggeri, non ricordo di aver mai visto una bicicletta professionale con una sospensione applicata solo sul sellino. La massa soggetta all'ammortizzazione del V11 esclude quindi gran parte del veicolo, inclusi i pacchi batterie. Parliamo probabilmente di circa 24-25 kg complessivi estromessi dalla sospensione, che non sono affatto pochi. Mantenendo quindi attivo il sistema di sospensione, la guida del veicolo a mio parere si aggrava notevolmente, perdendo di precisione. Maggiori saranno le asperità che dovrà affrontare la sospensione, sia positive come dossi e rocce, che negative come avvallamenti e buche, maggiore sarà l'imprecisione che verrà scatenata dal movimento di 25 kg di peso che innegabilmente scuoteranno il veicolo. Avendo a disposizione un confronto con un altro veicolo ammortizzato, il KS-S18, possiamo notare che i sistemi sono completamente diversi. L'S18 non esclude infatti gran parte della struttura del veicolo, né tantomeno i pacchi batteria, che sono gli elementi più gravosi sulla massa oscillante. Ritengo quindi la sospensione del V11 di pessima progettazione e, se non addirittura pericolosa, comunque controproducente alla guida. In presenza di piccole asperità, su asfalto liscio, il disagio è sicuramente più basso, ma per una guida off-road, complice anche il peso notevole, l'ho trovato davvero fastidioso e particolarmente inadatto, al punto da preferire un qualsiasi monowheel non ammortizzato. Devo purtroppo segnalare anche la presenza di un gioco abbastanza evidente tra le ghiere. Questo produce un piccolo ma fastidioso spostamento con un ticchettio in fase di frenata e accelerazione. Difetto o caratteristica che spero sia esclusiva di questo veicolo e non di tutta la produzione. Non riesco a prevedere le sorti di questo primo 18 pollici di InMotion e mi spiace un po' parlarne male, ma la delusione è stata molta. Credo che sia veramente un peccato perché escludendo l'ammortizzazione o irrigidendola al fine di renderla il meno operativa possibile, rende il veicolo davvero molto valido per le lunghe percorrenze. Motore, posizione di guida, manifattura e guidabilità su asfalto liscio sono ineccepibili. Tutto il dispositivo di ammortizzazione, purtroppo, invece, è un disastro totale. Credo quindi di poter concludere questa recensione sostenendo che se siete affezionati a acquirenti InMotion e siete alla ricerca del primo 18 pollici della casa produttrice e disposti soprattutto a escludere il dispositivo di ammortizzazione per farne un uso prettamente stradale, sono d'accordo con l'acquisto. Ma qualora invece lo prendiate in considerazione per la presenza di una sospensione, con l'intenzione di usarlo nello sconnesso o con la speranza di ottenere maggior comfort, ve lo sconsiglio vivamente. Vi ringrazio come sempre per aver seguito questa recensione, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube qualora non l'abbiate già fatto, a seguirci ed a contattarci dal sito ufficiale Netmotive e sui social, incluso il gruppo Facebook e Wheel Italia.